Siamo a Liberty Island, vicino Manhattan, New York. Questa è la nostra protagonista, la Statua della Libertà. È alta circa 46 metri, l'equivalente di 10 giraffe sedute, una sul collo dell'altra. Per raggiungere la torcia nella sua mano destra, dovremmo invece impilare 25 persone una sull'altra. La base e il piedistallo di cemento rendono la statua ancora più alta, raggiunge complessivamente 93 metri. Il peso della statua può essere paragonato a quello di un Boeing 737 vuoto, ma stiamo parlando solo del rivestimento esterno. La costruzione metallica all'interno, cioè scale, piloni e supporti, pesano oltre 125 tonnellate. È come la locomotiva di un piccolo treno. La base di cemento sotto pesa ben 27.000 tonnellate, come una flotta di circa 11.000 SUV o 180 enormi balene blu. Ed ecco com'era 135 anni fa. Sì, il suo colore è molto diverso da quello attuale. È lo stesso colore che vedresti se tagliassi un filo elettrico, perché l'intera statua è fatta di rame. Circa 20 anni dopo la sua installazione è diventata completamente verde perché l'aria e le frequenti piogge hanno gradualmente ossidato il metallo. Quel metallo è estremamente sottile. I progettisti avrebbero potuto fare dei fogli di metallo più spessi, ma poi la statua sarebbe stata ancora più pesante e sarebbe crollata sotto il suo stesso peso. Con fogli più sottili, invece, l'ossidazione e la corrosione del metallo avrebbero creato dei buchi nella statua. Il progettista aveva pensato bene alla costruzione della statua, infatti sono stati necessari più di 10 anni per terminarla. Tutto comunque è iniziato con questo modello di argilla, alto solo 1,2 metri. Quindi probabilmente saresti più alto di questa mini Statua della Libertà, nonostante il suo braccio alzato. Il modello successivo era fatto di gesso. Aumentando le dimensioni, lo scultore poteva aggiungere e perfezionare i dettagli della statua. Per esempio, un dettaglio che non si sarebbe mai potuto vedere dall'Isola della Libertà, ma nemmeno dal piedistallo, sono le catene. Sembra che la statua le abbia gettate via, simboleggiando la libertà. Questo modello era alto 33 metri, quasi quanto un autobus di linea, circa un quarto della dimensione reale della statua, la dimensione massima che lo scultore poteva gestire nel suo laboratorio. Successivamente iniziò la creazione dei pezzi a grandezza naturale, la testa e la mano che teneva la torcia. L'altra mano regge una tavola di pietra dove è incisa la data 4 luglio 1776 in numeri romani, il giorno della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Un altro dettaglio simbolico è rappresentato dai 7 raggi della corona, che simboleggiano i 7 mari e i 7 continenti, in altre parole, l'intera massa oceanica e terrestre. Era il momento di costruire la versione finale della Statua della Libertà. I costruttori avevano bisogno di tutte le parti della statua in gesso. Questa è la testa. Usarono dei fogli di legno paralleli tra loro e li spinsero contro il modello. I bordi dei fogli furono poi modellati in modo da replicare perfettamente le forme e le curve della statua. Un calco, in altre parole. Dopodiché, la struttura di legno fu messa sul pavimento e coperta con un foglio di rame. Non restava che modellare il foglio di rame nelle curve della statua con strumenti come martelli e presse. Le lastre furono poi rinforzate all'interno con delle cinghie di ferro. Questa procedura fu ripetuta ben 350 volte, tante quanto il numero di lastre di rame che compongono la Statua della Libertà. Ma se le avessero messe tutte insieme, sarebbero crollate sotto il loro stesso peso o sarebbero state spazzate via dal vento. È qui che entra in gioco Gustave Eiffel. Sì, proprio l'ingegnere francese che in seguito costruì la struttura metallica più famosa del mondo, la Torre Eiffel. Gustave Eiffel disegnò il pilone di ferro che sarebbe servito come spina dorsale della statua. Intorno ad esso furono aggiunte delle strutture metalliche più piccole, dove successivamente sarebbero state agganciate tutte le 350 lastre di rame della statua. Qui già è possibile vedere la forma della futura statua. Le strutture metalliche riproducono la forma della torcia, della testa e della tavoletta nella mano sinistra. Anche se l'intera struttura pesa più di 100 tonnellate, è comunque abbastanza flessibile. Così, anche ora, la Statua della Libertà, completamente assemblata, può oscillare anche di 12 cm quando soffiano forti venti. Sono stati necessari circa 10 anni per completare i lavori. La testa della statua è stata esposta in un museo di New York, mentre la sua mano con la torcia venne mostrata in Francia. Si cercava di incuriosire il pubblico e raccogliere fondi per questo progetto. Anche allora i visitatori erano ammessi all'interno della testa e della torcia. Intanto era giunto il momento di inviare la statua finita a New York.
Tutte le lastre di rame e le parti in metallo furono smontate, imballate in 214 scatole e spedite dalla Francia in nave. Servirono altri 4 mesi agli operai per assemblare completamente la statua sul piedistallo finito. La statua è collegata al piedistallo e non può essere sollevata separatamente. L'intera struttura metallica all'interno può essere vista proprio attraverso il soffitto di vetro del piedistallo. Anche se i lavori interni erano ancora in corso, era già possibile vedere la statua in tutta la sua bellezza. La base a forma di stella sul terreno è stata creata con i resti dell'ex Fort Wood, presente sull'isola. Sopra troviamo il piedistallo di granito, con la sua piattaforma di osservazione e la statua stessa. Ora guardiamo dentro la struttura e cerchiamo di arrivare in cima. Dobbiamo attraversare le porte della base a forma di stella. Poi possiamo scegliere, prendere l'ascensore fino al ponte di osservazione o salire 192 gradini. Troviamo 2 scale separate, una per i turisti che salgono e un'altra per quelli in discesa, in modo da separare i flussi. Le scale che partono dalla piattaforma di osservazione raggiungono un'altezza pari a un edificio di 6 piani. Per arrivare alla corona della statua, dobbiamo andare al 7° piano, dove vediamo una scala a doppia elica. Corre proprio all'interno dei piloni di ferro, la spina dorsale della Statua della Libertà. Anche questa scala è doppia, perché c'è una sezione separata per salire e l'altra per scendere. C'è anche uno spazio dove si può riposare se si è troppo stanchi mentre si sale. C'è anche un ascensore, ma può contenere al massimo 3 persone e viene usato solo in caso di emergenza. Mentre si sale, è possibile vedere esattamente come le lastre di rame sono state attaccate alla struttura metallica. Si possono anche distinguere alcuni dettagli specifici della statua, come le pieghe del vestito e persino le ciocche di capelli. Dopo 354 gradini, congratulazioni, hai raggiunto il ponte di osservazione nella corona della Statua della Libertà. È piuttosto piccolo e può ospitare solo un paio di persone. Dalle 25 finestre di vetro, che simboleggiano le gemme del nostro pianeta, si può ammirare lo spettacolo della Baia di New York. Appena sotto sono installati dei potenti fari che, di notte, illuminano la corona della statua, permettendo alle navi in transito di vederla. L'ingresso alla torcia non è consentito ai turisti, ma lo apriremo solo per te, massimo un minuto, eh? Per arrivare lassù bisogna scendere. Sì, più o meno fino al collo della statua. Lì troviamo una botola che, attraverso uno stretto passaggio, porta nella mano destra della statua. Dopodiché si salgono le scale arrivando fino al polso. Da lì un'altra scala ti condurrà al manico della torcia. Apri la porta cilindrica e voilà! Sei sul ponte di osservazione più alto della Statua della Libertà. Da tempo l'accesso è consentito solo agli addetti alla manutenzione. C'è dell'oro nel metallo di cui è fatta la torcia, ma se la guardi da vicino puoi vedere che non è la torcia originale portata qui dalla Francia. Venne sostituita circa 100 anni dopo l'installazione della statua, nel 1986, perché ormai danneggiata dalle frequenti piogge e infiltrazioni. All'inizio, la vecchia torcia era esposta proprio all'ingresso, dentro il piedistallo. Recentemente è stato completato un nuovo museo sull'isola e la torcia è stata spostata lì. C'è un mito che dice che la Statua della Libertà è un regalo del popolo francese agli Stati Uniti per celebrare i 100 anni di indipendenza. Ma i soldi per la statua sono stati raccolti da entrambe le parti dell'oceano e lo scultore stesso venne ispirato dalla statua del Colosso durante un viaggio in Egitto. A proposito di date, la statua venne completata 5 anni dopo l'anniversario dell'indipendenza. Altre voci dicono che Thomas Edison avesse pensato di dare voce alla statua inserendo un fonografo il cui suono si sarebbe potuto sentire anche a Manhattan. Meno male che non l'ha fatto, perché sarebbe stato insopportabilmente rumoroso e avrebbe avuto un aspetto inquietante.